maestro Aliberti, chiaramente gratis, che soldi non ce ne è. E il maestro dice: bene, allora fai le lezioni a casa e poi ritorni. Ma che lezioni? Io non ce l'ho lo strumento. Questo è grave. Devi dire al tuo papà, poi quando lo incontro io, di comprare uno strumento, insomma, non chiedo di prendere uno strumento di grande mare, penso, per incominciare a studiare. Ma andai a casa, ti raccontai di prendere lo strumento. Poverino. Ma io mo come faccio? La mazza scopi mamma. Davanti allo specchio, per la posizione. La bacchetta di papà è il bacchetto. Mi immaginavo un ritornato dal maestro che non è che mi facesse lezioni proprio volentieri perché non prendeva soldi. Ci voglio, ma un contrabbasso l'avete comprato? No, mettetevi meno male. Cioè, ma bisogna comprare, siccome soldi non ce n'erano, il contrabbasso non fu mai comprato. Meno male! Grande. Comunque io ho scritto il mio primo libro, ho scritto dei libri importanti, didattici, libri didattici che sono un faro per tutti i giovani, poco per alcuni, molto per altri. Questo tempo è il nostro tempo, no? Questa è la mia vita, la mia storia, le mie vicissitudini. Grande soddisfazione che in solo due mesi ha fatto la seconda edizione. Uno dei più grandi musicisti italiani è uscito illeso dalla lotta per la vita e oggi ancora e sempre cacciatore di sogni. Certo, è importante, questo concetto è vero. Tempo. È stato un po' difficile trovare il titolo perché lo chiamiamo Ritmo. Banale. I miei tamburi, banale. Tempo, il tempo che noi sprechiamo inutilmente. Il tempo di sorridere, non sorridete più. Perché? State inguaiate. Come ti ammalarvi, come me che sorrido. Regalare un sorriso agli altri, signore, ragazzi, anzi, regalare un sorriso agli altri è la cosa più saggia che possiamo fare per noi stessi. Che sono talmente dirci che non ti regalano neanche un sorriso che non costa niente. Quindi guardo, voglio sapere da il tempo. Tempo, io voglio trovare il tempo, voglio recuperare il tempo, del tempo che non ho dedicato alle mie figlie quando ero lì. Quindi mo già recuperato, sono in lotta con me stesso. Quel tempo che ho perso devo dedicarlo ai miei quattro nipotini ed è una meraviglia. Tempo di dare qualcosa. Certo, siete mimmi euro, guardi, siete mimmi un euro. Ma che tu si fa a fare? Che te lo consenti a fare? Un euro può essere a me, per un altro può essere 100 euro, 1000 euro. Diamolo a chi ne ha più bisogno. Regaliamo amore, l'amore, che non c'è più amore, c'è una corsa, c'è avidità. Si corre sempre, sempre più veloce, ma dove vogliamo arrivare? La musica. Senti, Episcopo, vorresti partecipare a questo disco? Che dici? Un CD? Sì. Ti mando i file a casa
e tu li suoni, poi me li rimanda, ma la fanno. Ma sono ma che fine la fatta? È chiusa dentro i computer. Come hai detto tu adesso, prigionieri. I paio. Come hai detto tu.